buonasera a tutti. Certo, oggi possiamo sorridere tutti. Buonasera, buona Befana. No, no, scusa. No, io sto tra Befana e antipatico. Insomma, facciamo una bella coppia, Ci andiamo su con la scopa tutti sì, e due. No, oggi è una bella... Allegri. Un bel pomeriggio, dai, 5 gol. Li troviamo. Una partita perfetta. Assolutamente, un 5-0 netto. Sì, 5-0 speciale direi, un 5-0 che arriva subito, cioè il Palermo ci ha abituato a partenze strepitose, ha fatto 2 gol nei primi minuti e poi è riuscito ad andare in discesa con una partita straordinariamente pulita, perché tra l'altro poi è andato via anche Conti, l'uomo di maggior prestigio del Cagliari, e quindi la luce lì si è spenta completamente. Sì, avvio subito una telefonata, bene. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Auguri di buona Befana. Grazie, auguri. Volevo dire che è stato molto bello il Palermo. Ha giocato bene, ha fatto dei bei gol. Voglio fare complimenti per la trasmissione. Grazie. E sempre auguri. Ok, grazie, tanti auguri. Nella sua semplicità però è una telefonata questa strepitosa, perché delinea intanto il clima in cui la stiamo vivendo. Cioè questo Palermo sta facendo non soltanto sognare, ma ha realizzato quello che è un desiderio di tutti, una squadra che lotta, combatte, fa risultato, è il nono risultato utile consecutivo. Sì. Questo Palermo veramente non finisce di sorprendere, Iachini è un leader straordinariamente perfetto e questa è una vittoria maturata sull'onda di prestazioni altrettanto belle effettuate prima. C'era un dubbio, c'era una perplessità. La prima, dopo una sosta, è sempre... Aspetta, ti devo interrompere. I nostri telespettatori, c'è un'altra telefonata. Bene, perché no? Pronto? Sì, pronto, Giuseppe da Sciacca. Ciao Giuseppe. Prego. E sono tutti voi? Prego. Una cosa vorrei sapere. Sì. Allora, perché Palermo oggi lasciamo la scarpa di oggi? Perché noi siamo sempre sotto. Perdiamo sempre e poi ci riprendiamo dopo. Perché dovevo prendere gol di prima e poi, come è nato, una volta è nato, era pure così. Prendeva sempre gol e poi gli faceva il secondo tempo. Perché non abbiamo queste caratteristiche? Non lo so, questo è il gioco così. Va bene, grazie Giuseppe da Sciacca, però Giuseppe probabilmente si riferisce a un Palermo che non esiste più. Infatti. Cioè oggi Iachini ha cambiato completamente la struttura della squadra. Se noi andiamo a vedere infatti i risultati conquistati dal Palermo, vediamo che il Palermo ha segnato la maggior parte dei gol, oggi ne ha segnati 3 nel primo tempo, più 17 ne aveva segnati prima, 20 gol nel primo tempo e solo 7 nei secondi tempi. Quindi è un Palermo che non ha bisogno di essere pungolato perché possa fare la sua partita, ma è soltanto una squadra che va in campo con una propria fisionomia, che segna e di solito subisce poi il ritorno degli avversari, cosa che oggi invece non è assolutamente avvenuta, per cui oggi da questo punto di vista è stata una partita esemplare, perché il Palermo non soltanto ha fatto 3 gol, ma poi ne ha fatti altri 2 nel secondo tempo, sì, senza mai subire il Cagliari, che ovviamente era poca cosa. No, Dybala entra, doppietta. Ottava rete, sì. No, nove. La prima 9. È stata l'ottava, quella che io ho definito in trasmissione. Ottima, giusto. Ho detto ottima. Nove. Ovviamente magari qualcuno ha detto, guarda che ignorante Gerasci, invece di ottava ha detto ottima. Poi ne ha realizzato un'altra con una tempestività incredibile. Il primo è stato un calcio di rigore, fa bene sì. Paolito, come lo chiamano a casa sua, a prendersi le sue responsabilità, ha fatto bene a non cedere più un rigore a Vasquez, perché si può capire tutto, ma lì il goleador deve essere cattivo, deve saper fare la propria parte. Dybala ha segnato con un bel tiro, tra l'altro non era facile, ma ha messo il pallone molto bene e poi ha realizzato un altro gol con un tempismo eccezionale. Ottimo, sì, senza dubbio. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, noi sentiamo benissimo. E buonasera, sono Cesare. Oh, buonasera. Cesare, buonasera. Mi veniva da dirti ciao Cesare. Ben ritrovato. La confidenza è tale, grazie, perché grazie. Sei un fedelissimo. Grazie, auguri
per la Befana, non riferita sicuramente bene alla bella signorina che c'è accanto, signora che c'è accanto, ma sicuramente va bene, insomma, così, un augurio in generale. Grazie. Andiamo subito al sodo parlando della partita. Sì. Sicuramente è una striscia positiva, non pensavo mai all'inizio del campionato che il Palermo potesse appunto fare 5 gol, anche se dobbiamo dire che il Cagliari purtroppo fisicamente, anche mentalmente, va bene, non c'era. E per quanto riguarda il discorso dei migliori, sono sempre gli stessi, va bene, metterei anche Barreto, il nostro capitano, che dall'anno sul campo. La partita della Fiorentina io sarei molto positivo, va bene, perché con le due squalifiche di oggi e con la prestazione fisica però del Palermo e anche mentale, io sono convinto che potremmo andare a fare a Firenze risultato. E poi aspettiamo la Roma, dove io dico e sono convinto che il Palermo con la Roma faccia risultato pieno. Vedendo, visto giocare oggi la Roma a Udine, secondo me questa squadra, questo fenomeno che tutti, va bene, insomma, ci immaginavamo all'inizio dell'anno. Grazie, dottore Grassi, la saluto e di nuovo tantissimi auguri. Grazie. Forse uno dei pochi oggi tifosi ottimisti, perché nonostante la vittoria comunque arrivavano No, vabbè, la gente, sai, vuole sempre il male. Ha ragione Zamparini quando dice che il torto nostro è quello di essere palermitani, cioè nemici della contentezza. È vero, cerchiamo sempre il pelo nell'uovo. Piuttosto io faccio tanti auguri a Cesare, ma soprattutto mi pare che mi abbia tolto la parola, perché ha avuto una lucidità incredibile, ha esposto la situazione nel migliore dei modi, ha parlato anche di Firenze, ha parlato anche della partita con la Roma. Sì, è vero tutto quello che dice lui, però è anche vero, secondo me, che bisogna avere l'umiltà e la tranquillità di considerare di considerarci non essere arrivati, ma di considerare che siamo proprio nel momento in cui bisogna veramente capire, come abbiamo fatto oggi dopo la sosta, che più premiamo sull'acceleratore e più possiamo diventare grandi. Ah, questa è la parte più tosta del campionato. Allora, quindi... sì, è più tosta, ma prima rispondiamo a un telespettatore. Sì, pronto? Pronto? Buonasera, prego. Buonasera, sono Giovanni. Senta, volevo non parlo della partita perché sarebbe superfluo, un 5-0 netto, quindi non è il caso di prolungarsi troppo sulla partita. La classifica è bella a vedersi, però io non voglio essere pessimista, perché il Palermo sta facendo un grande campionato e continuerà a farlo, però la classifica la guarderei più in là, perché sento parlare subito di, cioè, questa, all'inizio del campionato la società si è prefissa la salvezza. Sì, facciamo, le lascio poi lo spazio per un'altra domanda, Giovanni, perché in effetti questa mi intriga, questa situazione la vorrei discutere subito. È vero quello che dice lei, che bisogna guardarla più avanti la classifica, però è anche vero che i numeri sono numeri, quindi cioè 25 punti sono strategicamente importanti, perché il Palermo è ad un passo dalla salvezza, il che significa che poi ci sarà tutto il tempo e tutta l'occasione per poter fare un'attenzione maggiore sul futuro, sul prossimo futuro di questa squadra. No, signor Gelaci, forse mi sono espresso male io. No, no. Io non parlavo della classifica per la salvezza. No, io ho capito. Io parlavo di come sento dire, secondo me in maniera sbagliata, perché è chiaro che è un tifoso, è chiaro che chiunque vuole il Palermo in Champions League. Sì. Ecco, io di quello parlavo. Cioè, no, ma stavo andando avanti. No, lasciamola giocare, divertirsi. No, mi scusi Giovanni, era una premessa, Giovanni, se parliamo in due, le lascio poi la parola. Era una premessa per entrare proprio nella sua argomentazione, e cioè le partite con la Fiorentina, con la Roma e quelle successive che verranno, senza che il Palermo si ponga l'obiettivo di dovere stupire a tutti i costi, ma con la stessa logica di entrare in campo con una squadra da battaglia, daranno l'esatta dimensione di quello che il Palermo potrà fare. E quindi è giusto che il Palermo vada in campo sgombro da pensieri che possano assillarlo a raggiungere questa o quella posizione. Il più, il Palermo, paradossalmente, fra virgolette, l'ha fatto, quindi che giochi senza tensione e che dimostri quello che è capace di fare. Poi, se arriva il sesto posto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo o l'undicesimo, siamo sempre contenti. Sì,
Mi dica, quello Giovanni. Quello che volevo dire era praticamente proprio questo, cioè partire con un obiettivo che si sta raggiungendo e quasi raggiunto, è inutile prefissarsene un altro. Certo. Perché come dire, questa squadra sta giocando così perché doveva salvarsi. Benissimo. Quindi dà l'anima in campo per quello. Se doveva partire all'inizio del campionato per la UEFA League, io sono convinto che Palermo non sarebbe al punto in cui è. Condivido. È una mentalità anche. Perché veniamo dalla Serie B, accontentiamoci della salvezza. Il prossimo anno, se la società poi acquisterà dei calciatori che possono fare la differenza, e allora tutto quello che viene, viene. Ma in questo momento accontentiamoci di questo Palermo che ha 25 punti, quasi salvo, e che problemi ci sono? Continuiamo a divertirci. Poi, come ha detto lei, giustamente, quello che sarà, sarà. Bene Giovanni, grazie. È un, io condivido in pieno, sposo in pieno questo progetto. Questa è una squadra che viene dalla Serie B, è una squadra che doveva soltanto salvarsi, è una squadra denigrata da tutti ad inizio di stagione. Ci sono state le prime partite devastanti, chi diceva che retrocedevamo, chi diceva che Iachino non era allenatore da Serie B, chi diceva che Dybala e Vasquez non erano all'altezza della situazione. La realtà, cara Serafina, che invece si è capovolto tutto, è che il Palermo oggi dà un che prima non dava. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, è la salvezza. Su questo non ci sono dubbi, non cambia assolutamente nulla, ci mancherebbe altro. Poi strada facendo si potrà vedere se la squadra è in grado di percepire altre situazioni, ma in questo momento la cosa più importante secondo me è quello di capire con la campagna acquisti che cosa il Palermo potrà fare in questo momento per conservare questa sua struttura sbarazzina e che cosa poi potrà fare nel futuro per migliorare questo organico e soprattutto per dare continuità ad un anno già il 2014 straordinario e un 2015 che è cominciato nel migliore dei modi, direi, appunto. Va bene, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Christian. Buonasera Christian, prego. Volevo fare una considerazione col signor Geraci. Prego Christian. Allora, io guardavo la stavolta i video del Palermo dell'anno della retrocessione. Non si, non si la mano. Se mi mettete bene in onda la telefonata, perché non sento assolutamente bene. Riproviamo. C'era Christian in linea, Christian è un altro fedelissimo di casa, antipatico. Allora, pronto Christian? Non sento. Magari... Pronto? Okay. Ecco, adesso sì, ti sento benissimo. Va bene, ok. Allora, volevo dire che io ho visto la stavolta le partite della processione del Palermo. E vedendo la rosa, questo Palermo ha quasi gli stessi giocatori dell'anno della retrocessione. Secondo lei qual è la differenza tra il gruppo dell'anno della retrocessione e questo gruppo di quest'anno? Sì, io direi che il Palermo ha il gruppo di giocatori che aveva in Serie B. Quello della retrocessione, sì, ci sono alcuni che hanno fatto la retrocessione, altri che erano protagonisti o non protagonisti, altri che non c'erano nemmeno. Il Palermo si è rinnovato un po' in Serie B, ha fatto una squadra per vincere, dicevano che era la squadra con più coefficiente, però con Gattuso non l'hanno dimostrato, poi è arrivato Iachini, quindi il valore aggiunto di questa squadra non soltanto è stata la campagna acquisti che la società è riuscita a fare, ma soprattutto l'arrivo di Iachini. Ma la logica stringente dice un'altra cosa, e cioè che questa era una squadra sì brava in B, ma sempre una squadra di B. Noi abbiamo visto che fine ha fatto il Livorno, per esempio, quando è salito in Serie A, e tante altre squadre che non hanno mantenuto le promesse e le premesse. Il Palermo invece non soltanto è andato in Serie A, ma si è subito adeguato. E come ci si adegua in questi casi? Con una crescita collettiva, che è quella, noi lo prendevamo in giro Iachini, perché diceva sempre crescita. Però è così che tu puoi arrivare a ribaltare le situazioni. La crescita è avvenuta con i difensori, la crescita è avvenuta con giocatori insospettabili, la crescita è avvenuta poi con giocatori straordinariamente bravi e importanti, come potevano essere Vasquez e come tutto e come è stato sicuramente Dybala, oggi protagonista del 2015. Grande. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Geraci, non è parlare con Geraci.
Sì, sono qui, prego. Sì. Ma come è? Non è generale. Pronto? Sì, prego. Sono qui con... mi dica, dica pure, faccia la sua domanda, discuta, la sentiamo bene. Ciao, Gerace. Ciao. Cioè, si sente qualcos'altro in... Ha provato, parli dalla cornetta, non dal televisore, perché probabilmente forse ha scambiato canale e quindi non mi sente bene. Vabbè, aspettiamo che arrivi. Spiegate per cortesia ai telespettatori che quando telefonano devono telefonare non ascoltando il programma televisivo, ma parlando dal telefono, perché è lì che noi abbiamo la possibilità di sentirlo. Se parlano al televisore... Pronto? Sì, mi sente o no? Pronto? Parlo con Gerasci? Sì, chi parla? Senta, io sono Vittorio, chiamo la Baglieria. Sì. Io desideravo sapere una cosa al signor Gerasci. Noi qualche anno fa avevamo un portiere di nome Pontel. Sì. Di questi portieri ne esistono più? Di simili portieri? Questi portieri come Pontel ne esistono più. Ok, grazie. E io cioè, questo signore ovviamente si è come dire fissato su un portiere che per lui e per la sua gioventù o per i suoi ricordi è sicuramente considerato il prototipo dei portieri bravi, e devo dire che ha fatto un nome di un portiere straordinariamente bravo, perché era un portiere classe Inter, un portiere che ha fatto il Napoli, un portiere che veramente è riuscito a lasciare un po' il segno anche nella storia del Palermo. Devo dire per la verità che il Palermo ha una storia di portieri infinita. Sì. Cara Serafina, noi ricordiamo portieri mitici che a te non dicono niente, ma dai tempi di Fonmayer, Bertocchi, Pontel, appunto come dice il nostro, Bandoni, poi siamo andati avanti, abbiamo avuto Girardi, Ferretti, Mattrel, in nazionale Anzolini, non possiamo dimenticare Anzolini che è stato uno dei grandissimi. E quello era un momento fertile di portieri. Poi nel recente passato abbiamo avuto anche sì, Berti, Fontana, siamo stati sempre una squadra favorita da portieri di grande rilievo e di grande esperienza, fino ad oggi che possiamo fregiarci del titolo di avere tre tra i portieri più bravi che ci sono in circolazione, perché abbiamo Sorrentino, Uicani e Folignati. Mettendoli insieme ritengo che poche altre squadre possono avere questa sicurezza fra i pali. Comunque Pontel era veramente un bel giocatore, su questo non ci sono dubbi. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, dovrei parlare con Gerace? Sono qui. Allora, Gerace, senti, io sono un tifoso del Palermo da 50 anni. Bene. Sono un tifoso del Palermo da 50 anni, Gerace. Sì, anch'io. Volevo sapere io da te. Sì. Cosa? Sono qui. Fai la domanda. Bambera, da te. Prego. E come Zamparini, presidente, noi abbiamo avuto solo due. Barbera e Zamparini, tutte sì, quelle che vogliono male a Zamparini, non è giusto. Perfetto. Certo. Siamo arrivati finalmente alla domanda. Io sono felice che mi abbia posto una domanda del genere, perché dà l'opportunità di fare chiarezza su questa storia qui. Ogni uomo viene valutato per quello che fa, non per quello che dice. Perché le tracce poi nel futuro... quando tu studi il passato, cosa studi? Studi i risultati che sono stati eseguiti. Allora, non c'è dubbio che noi... Questa è una discussione lunghissima. Okay, allora, facciamo un'altra telefonata e poi rispondo su questa, perché ci tengo. È sì, una cosa assolutamente importante. Sì, pronto. Pronto, buonasera. Mi chiamo Mauro Collura. Buonasera. Volevo fare una domanda, non so se raramente forse si fa.
c'è una sensazione che proprio io da tifoso del Palermo. Sì. Ma la sensazione è che il fatto che la gente non vada più allo stadio come una volta è perché ha capito che Zamparini non ha più entusiasmo per, cioè prima il presidente non ha più quell'entusiasmo che aveva quando ha preso la squadra in Serie B e quando gliel'ha venduta Sensi. Il tifoso ha capito che Zamparini non ha più l'entusiasmo per la squadra, non è un De Laurentiis, non è un Sensi, non è un Cellino, anche se Cellino ha lasciato il Cagliari, quindi questo, quello che Zamparini trasmette al Palermo, il tifoso lo trasmette alla squadra. Non so se è qualcosa che io, sempre che io, il fatto di De Laurentiis per me è stato emblematico come tifoso palermitano, vedere che il Palermo era in Serie A che lottava per la Champions, il Napoli in Serie C, e ora il cambiamento che c'è tra Palermo e Napoli. Sono due domande. La domanda. Grazie, sono due domande in antitesi, sembrano quelle di prima e quella di dopo, però si sposano bene. Allora, io stavo dicendo i risultati alla base di tutto. Allora, il signore dice Barbera e poi dice Zamparini. Non andate lontano, i nomi sono questi, dice dovete voler bene a Zamparini. Io dirò di più, metto accanto al presidente, ai presidenti importanti della storia del Palermo, metto anche il principe Raimondo Lanza di Trabia, perché ai suoi tempi quello fu un Palermo che per molti anni militò in Serie A. Allora, il prestigio del principe, un altro principe che era Renzo Barbera, a cui veramente diamo un abbraccio infinito, perché ha rappresentato non soltanto un grande presidente, ma il modello di un uomo. E forse più legata alla sua nobiltà d'animo il periodo straordinario del Palermo, che non ai risultati, considerato che è vero che noi abbiamo fatto le finali di Coppa Italia, però è anche vero che abbiamo ottenuto soltanto una promozione con Renzo Barbera. Rimane però il fatto che Zamparini invece è il più grande presidente della storia del Palermo per i risultati ottenuti. Sì. Arriviamo all'altro telespettatore che dice sì, ma Zamparini non ha lo stesso entusiasmo di prima. Se avesse detto una cosa appena un anno fa gli avrei detto sì, è vero, siamo in una fase calante, e ancora oggi mi pongo la domanda e mi chiedo se è vero che Zamparini rilancia o no. Però i presupposti sono questi, che la società ha debiti, che la società sta cercando di recuperare, ma che Zamparini è più presente di prima, nel senso che Zamparini ha probabilmente una liquidità che prima non aveva, sempre tenendo conto che i tempi sono cambiati. Insomma, in lui è rifiorito, secondo me, uno spirito di rivalsa, né più né meno come ai tempi di Sensi, come dice il telespettatore. Per cui ritengo che Zamparini farà di tutto non soltanto per tenere il Palermo in Serie A, ma per rilanciare una sorta, se vogliamo chiamarla, ma in termini proprio affettivi, di canto del cigno, prima che lui decida poi un giorno di abbandonare, visto che tutti noi, anch'io dovrò abbandonare l'antipatico, ho il processo in diretta un bel giorno, non posso sperare di restare fino a 100 anni a dirigere la trasmissione. Lo stesso vale per Zamparini, e Zamparini ancora qualche sassolino dalla scarpa, secondo me, se lo vuole togliere. Ah, ma giusto, ci può stare. Invece Muñoz, l'ultimo gol con la maglia del Palermo? Perché no? Potrebbe essere l'ultimo gol di Muñoz con la maglia del Palermo, potrebbe essere soltanto un antipasto, perché Muñoz il gol ne può fare, sì. Se resta fino a giugno può fare tantissimi altri gol, ma su Muñoz torneremo, perché tu mi stai dicendo che? C'è una telefonata, è vero. Pronto? Eccoci qua. Ciao, vorrei dare prima di tutto un saluto a Salvatore e anche a lei, signorina. Grazie. E poi conosco, ho 83 anni, ci conosciamo con Salvatore di quando veniva allo stadio. Mi chiamo Antonio e tu mi conosci bene, ti conosco quando tu hai avuto due gemelli con tua moglie, che adesso saranno grandi, e ti voglio dire che sei anche una trasmissione, siete i migliori che ci siete, che ci hai dato tutta la soddisfazione di TRM 13. Salvatore, ti mando un bacione a te, a tutta la tua famiglia e anche alla signorina. Ma tu mi conosci, qualche volta ci dobbiamo vedere. Vieni qua, Antonio. Ti volevo dire un'altra cosa, un pensierino non ci potevo mettere sul pazzino del Milan, che dici tu? Va bene, allora vieni,
vienici a trovare così, così ci rivediamo. Ma sai quanti amici ho del calcio che mi ricordano? E questa è una cosa straordinaria. Io non vado allo stadio da tantissimi anni, perché ovviamente certo, confinato qui e dopo, dopo essere andato in pensione, ora sono tornato al Corriere dello Sport, però mi occupo di speciale, mi occupo di altre cose, la partita la vivo qui. Sì, però il mio tifo, i miei tifosi, i miei amici sono sempre lì. Significa che io ho seminato affetto, ho seminato buoni rapporti e quindi sono felice di ricevere una telefonata del genere. Il Milan sì che invece Berlusconi non ha più l'entusiasmo di prima. Il Milan mi sembra in fase calante, mi sembra che abbia fatto delle scelte orripilanti, mi sembra che non riesca a rialzarsi e ci vorrà ci vorranno tanti giovani. Io sono per i giovani, ragazzi, sì. Cioè, ci vorranno tanti giovani con idee nuove per poter risistemare tutta la, la situazione, ma con tutto il rispetto ovviamente a noi del Milan ce ne frega proprio più di tanto, a noi interessa il Palermo. Vabbè, il nostro bel Palermo, il Palermo lo teniamo stretto, assolutamente. Ma devo dirti la verità che il Palermo, questa è una cosa che si riferisce al discorso di Zamparini poco fa, il Palermo per esempio, oltre a, a gente cardine ovviamente, perché tu non puoi mettere al, a livello amministrativo una persona se non ha solide radici in determinate certo, situazioni. Noi abbiamo un amministratore unico che è Cardinaletti, che è una persona di grandissimo spessore da un punto di vista professionale, e tante altre persone che non sono però i mostri sacri che tu metti là, quelli anziani, vecchi, eccetera, eccetera. Sono mediamente giovani, lo stesso Iachini ha 50 anni, sì, sì, sì. Ma tu lo consideri, come lo vuoi considerare, vecchio perché ha smesso di giocare da poco tempo, lo vuoi considerare giovane perché ha smesso di giocare? Io dico che a 50 anni si è assolutamente giovane, indipendentemente sì, da quando tu smetti di giocare. E poi un gruppo di lavoro alle spalle di questi che è giovanissimo, l'ufficio stampa, l'ufficio marketing, sono la segreteria sportiva, sono tutti giovani, e di questo Zamparini può andarne veramente, veramente fiero, perché ha un gruppo di lavoro importante. Noi dovevamo una risposta al telespettatore su Muñoz, ti ricordi? Sì, perché la domanda su Muñoz era un po' fatta ad arte, direi, e cioè qual è il futuro di Muñoz? Praticamente siamo era questo, tutti che curiosi ancora. Non ci sono, non si esce dal collo della bottiglia, perché la situazione è semplice e chiara. Muñoz è uno dei giocatori del Palermo che percepisce meno di stipendio. Sì. Ovviamente, visto che il suo contratto è in scadenza e lui, e il Palermo non l'ha rinnovato e lui oggi non lo vuole rinnovare, almeno sì. Palermo pensa di avere delle chance, ma fino a questo momento non è stato rinnovato. C'è la certezza che Muñoz può andare a parametro zero alla fine della, della stagione. Quindi significa che una squadra che acquista Muñoz non lo paga niente, e che i soldi che ha risparmiato per l'acquisto può dirottarli sul giocatore. Quindi Muñoz ha un tesoretto messo da parte che potrà prendere quando vuole. E allora a queste condizioni è chiaro pensare che Muñoz non accetterà le offerte del Palermo, sì, che dice di poter andare fino a un certo punto. Continuiamo il discorso di Muñoz. Perché? C'è una telefonata. Perfetto. Sono molto attivi. Sì, prego. Pronto? Pronto? Sì. Eccoci qua. Mi disturbo di nuovo, Giuseppe da Sciacca, mi sono dimenticato una cosa. Non disturba Giuseppe, no, lei è Bentivegna, il mio paesano da Sciacca. Bentivegna, cosa ne pensa? Bravo, il bravo. Signore pure, cosa ne pensate di Bentivegna, il giocatore? Ha fatto bene Giuseppe a parlare, a ritelefonare e a parlarmi di Bentivegna. Io ne penso tutto il bene possibile. Un giocatore tra l'altro che ha una solida radice familiare, ha dei genitori, una famiglia che lo seguono con molta attenzione, ma con il grande scrupolo delle persone umili, ha voglia di sfondare, voglia di lavorare, voglia di imporsi. Se ne è accorto Iachini e ha detto no, questo ragazzo non esce dalla rosa, sì, di prima squadra, non esce perché deve stare a contatto con i grandi ed imparare. Chi diceva lo cediamo per fargli fare, no, Iachini si è opposto, e recentemente ad una domanda sul futuro di McKinnock lui ha detto state tranquilli che il giorno in cui dovesse andare via a McKinnock io la soluzione di ricambio ce l'ho, e si chiama Bentivegna, cioè Bentivegna è lì pronto per fare il grande salto e per entrare nella rosa di prima squadra a pieno titolo del, del Palermo. Ho fatto bene Giuseppe, Bentivegna ed imparare. Chi diceva
lo cediamo per fargli fare? No, Iachini si è opposto e recentemente ad una domanda sul futuro di Mackinock, lui ha detto state tranquilli che il giorno in cui dovesse andare via Mackinock, io la soluzione di ricambio ce l'ho e si chiama Bentivegna, cioè Bentivegna è lì pronto per fare il grande salto e per entrare nella rosa di prima squadra a pieno titolo del Palermo. Fatto bene Giuseppe, Bentivegna merita, sembra veramente uno di quei ragazzi predestinati per un futuro assolutamente brillante. Chiudiamo forse il discorso sul Muñoz, Ci dice, riusciremo. sì, no, ci riusciremo, dicendo che Muñoz praticamente ha tutto dalla sua per non rinnovare il contratto, a meno che il Palermo non lo tenti con grandi cifre, ma il Palermo grandi cifre non ne può uscire e non ne vuole uscire. Allora la soluzione forse che il Palermo proporrà a Muñoz è tu resti a vita con noi, cioè noi ti facciamo un contratto infinito, e cioè 5 anni per esempio, 6 anni a condizioni straordinariamente limite per quello che sono le condizioni del Palermo. Cioè il Palermo ha fissato un tetto di 500-600 mila euro, magari gliene offre tanti per tantissimi anni sperando di convincerlo. Però sai, sono soldi che Muñoz, se trova la grande squadra, può guadagnare in una sola Direi, dai, per stagione. Ok? l'età che è Quindi giusto. ancora abbiamo qualche minuto, Sì, sì, sì. lo possiamo Parlavo. spendere anche per qualche altra telefonata. O se no, che cosa volevi parlare? Parliamo dei risultati di oggi, per esempio? Sì, Che nessuno ha qualche intervista? No, dici? No, non è no, arrivato questo non lo niente. so. Ci sono le prime. Hai detto bene, me l'hai Sì. ricordato, hai fatto benissimo. Ragazzi, rispondetemi, vi Prime chiedo se ci dichiarazioni. sono le prime reazioni degli spogliatoi da parte dell'allenatore. Da parte di Iachini o da parte di Zola? Sarebbe opportuno sapere cosa hanno detto i ragazzi? Zola, O no. altrimenti cosa ha detto Dybala Sì, a perché ha Sky parlato. nell'intervallo? Perché ha parlato e sicuramente è interessante conoscere il suo pensiero. Sì, Salvatore, un secondo che Sì. controlliamo e ti faremo sapere subito. Sì, se mi Grazie. girate appunto queste dichiarazioni è la cosa migliore. E intanto io vi ripeto, voi li potete mandare insomma impressioni di risultato, Chievo-Torino 0-0, Empoli-Verona 0-0, Genoa-Atalanta 2-2, cioè le squadre dirette interessate del Palermo non riescono a fare bene come fa il Palermo. Poi Lazio-Sampdoria ieri 3-0, Milan-Sassuolo, la grande vittoria del Sassuolo a Milano, e questo insomma, però. Dai, insomma, Sassuolo si può permettere anche questo. Palermo-Cagliari, lo sappiamo. Parma-Fiorentina, l'altra sorpresa della giornata 1-0. E Udinese-Roma 0-1, quella Roma che noi affronteremo fra 2 settimane. La classifica com'è cambiata? È cambiata in maniera straordinaria perché c'è la Juve, la Roma, Lazio e Napoli, Genoa e Sampdoria che hanno praticamente Tutto, tutti giocato. grazie. C'è anche il Milan che ha gli stessi punti del Palermo, che è quindi settimo in classifica, e che ha alle spalle squadre come Fiorentina, Inter, Torino, Verona, e se mi consentite ci metto anche l'Udinese, il Parma e soprattutto il Sassuolo, che è una struttura societaria in mezzi da far impallidire tutti. Allora, possiamo Quindi, no. anche andare avanti con. Salvatore, Sì. Ok. allora tante dichiarazioni, ti leggo diciamo, le più pressanti. E sono Sì. Morganella, intanto è felice per il suo primo gol in Serie A e lo dedica al prossimo figlio, come avevi detto tu durante la trasmissione. Sì. Poi c'è anche Dybala che è contento per quello che sta facendo, ma non sta mandando alcun messaggio a Martino, insomma lo fa per il Palermo. E Sì. cerca sempre la salvezza, inoltre dice, non distraiamoci, ma cerchiamo con Bravo. assiduità la salvezza. Ma Non offrire. sai, intanto ho portato bene a Morganella perché sono uscito fuori con un servizio su Morganella quando tutti intervistavano Dybala e Vasquez. A me è venuta un po' questa storia di questo ragazzo che è fuori dalle righe, tutto pieno di tatuaggi, un tipo swag, si dice così, no? Swag, Sì, però swag. lui è profondamente una persona di una straordinaria professionalità e serietà. E quindi lui ha previsto alcune cose che giusto giusto si sono avverate proprio in questa settimana. Per quanto riguarda Dybala, mi sa che il messaggio di Sorrentino e Maresca sia passato, cioè i due capi dello spogliatoio assieme a Barreto, che è il capitano, dicono prima la salvezza. E allora i giocatori ora stanno attenti a mettere altri paletti. Mi dicevi di altre Sì. interviste?
Pronto? Pronto? Sì. Sì. Sì, sì, ti volevo soltanto dire l'opinione di Iachini. Cioè, bene, certo. Insomma, lui è felicissimo della partenza così forte di questo avvio, diciamo. Però sì, già pensa alla Fiorentina, quindi non montiamoci la testa. In più dice che Vasquez è un top player, Conte dovrebbe farci un pensierino. Bene, c'è anche Zola o no? Sì, ma ovviamente Zola dice soltanto che ancora questo non è il suo Cagliari e non lo sente suo perché deve ancora lavorarci tantissimo. Comunque, diciamo che ha fatto un inizio non ottimo. Bene, allora a Zola io risponderei sempre con il garbo che si deve ai grandissimi del calcio, che Iachini l'anno scorso arrivò nelle stesse condizioni, però il Palermo cambiò da così a così nello spazio di pochi giorni, quindi alcune volte la mano si vede subito, altre volte invece ci sono delle difficoltà. Magari bisogna di più tempo, sì, vedremo. Lui chiede tempo, è giusto che lo abbia perché è arrivato da subito, e comunque non è un problema nostro. No. Per quanto riguarda invece Iachini, sono contento che Iachini mantenga anche dopo un 5-0 questa freddezza e questa lucidità. Lui è un allenatore operaio. Ecco, tutti vogliono classificarlo, non adatto qui, non adatto lì, oppure bravo, straordinario, dal record. No, Iachini ha una dote straordinaria, che è quella di vivere minuto per minuto e di vivere con una umiltà e con una percezione proprio umile della vita, che lo fa diventare grande proprio per questo. Quindi c'è il ritiro e lui si mette lì a controllare i giocatori come si faceva una volta. C'è la sosta e lui li fa riprendere prima, li tortura, si fa per dire, da un punto di vista lavorativo, perché vuole sempre il massimo da loro. E quando si vince 5-0 non si culla sugli allori. In campo faceva come un matto, era felicissimo, straordinariamente contento. Ma quella era la partita, quello era il suo momento. Quello era il momento di abbracciare la gente, di fare festa con tutti, ma rientrato negli spogliatoi ci sono i suoi doveri. E i suoi doveri sono quelli di parlare alla stampa, e parlando alla stampa di mandare un grandissimo messaggio. E il grandissimo messaggio che Iachini poi manda alla gente, a chi ama il Palermo, a chi vive di calcio, è quello che si è grandi solo ed esclusivamente se si pensa alla prossima partita e mai al passato. Questo è un grande insegnamento che ci viene dallo sport in generale, e noi che ci riferiamo al calcio lo leghiamo al calcio giocato, cara Serafina. Tu puoi essere un grandissimo campione, vinci i mondiali, vinci il pallone d'oro, puoi vincere tutto quello che vuoi, ma il giorno dopo devi dimostrare di essere sempre all'altezza della situazione, perché ci sono tanti altri ragazzi o ragazze come te che vengono dietro, che vogliono aggrapparsi alla vita e fare tanti gradini di corsa. Lotta, sì, ecco, sì, se sì. Non stai attento, gli altri ti superano. Quindi buon viaggio Palermo. Assolutamente sì. Arrivederci. Siamo in chiusura? Sì, cara Serafina, sì, dai. Siamo in chiusura, io vado a casa, c'ho un compleanno da festeggiare, quella della mia Befana, e quindi, ok. Befana Caterina, preparati. Assolutamente. Va bene, allora ci vediamo la prossima. Domenica prossima. Sì. Ciao a tutti. Ciao, grazie.